Bentornati, io sono Andrea Camelvin e oggi vi voglio parlare di un argomento che forse potrebbe dare un po' di noia a qualcuno fra noi, proprio perché è un momento in cui questo genere di prodotti è particolarmente in voga. Vi voglio parlare degli auricolari senza fili e voglio fare un discorso con voi sul fatto che non dovrebbero andare a costare in modo eccessivo. Io stesso ho pensato che all'incirca un'ottantina di euro sia la cifra necessaria per poter andare ad acquistare un buon prodotto, ma questa cifra dovrebbe essere il limite massimo oltre il quale non andare, e vi spiego anche il perché. Ovviamente si tratta comunque di prodotti che hanno una durata della loro vita particolarmente breve, si parla di 2-3 anni all'incirca, e questo potrebbe, nel caso in cui andaste magari a spendere 200 o 300 euro, andare a rendere innanzitutto il vostro investimento non durevole nel tempo, ma poi anche perché si parla di prodotti che sono più o meno buoni all'interno di contesti particolarmente rumorosi. Vi voglio far vedere poi tutta una serie di prodotti che sto utilizzando e che sono ovviamente di fascia medio-bassa. Abbiamo due Nilkin, ma io vi farò vedere in particolar modo questo qui che è la Nilkin Go. Sono degli auricolari in-ear particolarmente comodi, ma non indicati per magari andare ad effettuare delle chiamate giornaliere, proprio perché hanno un'ergonomia e un'anatomia che non permette per l'appunto di andare ad avere un'ottima resa dal punto di vista dei microfoni, e queste a di sala, che come potete vedere hanno la caratteristica di andare ad avere questo schermetto che ci indicherà non soltanto il nome del produttore, ma anche la ricarica, quindi quanto è carico il case di queste ultime. Sono le a di sala K5, prodotto che come potete vedere viene ad essere costituito in materiale plastico nero lucido con una costruzione in-ear a bastoncino. Il microfono è particolarmente buono per riuscire ad andare ad effettuare tutte quante le nostre chiamate, e anche la caratteristica di avere un Bluetooth di tipo 5.2. Vi stavo dicendo che probabilmente io andrei comunque ad acquistare dei prodotti di fascia medio-bassa, all'incirca fra i 20 e i 35 euro all'incirca, perché non soltanto hanno una durata di vita che, come vi dicevo già prima, è abbastanza breve, ma anche perché potreste andare a perdere queste ultime non soltanto nell'utilizzo quotidiano, ma anche magari nella borsa che non utilizzate più tanto, e quindi sarebbe comunque un peccato andare per l'appunto a smarrire, magari anche all'interno della vostra casa, all'interno del vostro borsone, un prodotto che però giornalmente è particolarmente comodo. Vi voglio fare, diciamo, una piccola distinzione fra questi due modelli. Le a di sala, che sono queste qui, sono particolarmente comode perché sono delle in-ear con costruzione a bastoncino, hanno il Bluetooth di tipo 5.2. Vi devo dire la verità, non suonano benissimo, però si vanno ad agganciare in modo fondamentalmente semplice. Ogni volta che quindi andrete ad estrarre uno di questi steli, andrete per l'appunto ad avere l'aggancio automatico al vostro smartphone oppure alla vostra fonte sonora. Il Bluetooth 5.2 dovrebbe essere molto più stabile, cosa che in realtà ho verificato essere più o meno in linea con qualsiasi altro tipo di Bluetooth, che sia 5.0 o 5.1. Ad ogni modo non c'è ritardo nella visione di un video, quindi potrete tranquillamente vedere un video ed ascoltarlo in tempo reale. Cosa che mi è piaciuta è il fatto che nella parte qui in basso ci sia una porta di tipo USB di tipo C, che significa che comunque è un prodotto che potrete andare a caricare per l'appunto con lo stesso cavo con cui ricaricate anche il vostro smartphone. Piccolino, sono leggere queste cuffiette qui, sebbene non le vada a consigliare per chi faccia molto sport, perché ogni tanto dovrete andarle a riposizionare comunque per magari l'ascolto di musica all'interno di un treno, di un autobus, vanno benissimo, come del resto anche per una chiacchierata in macchina. Ovviamente vi vado sempre a, diciamo, sottolineare il fatto che io non spenderei tantissimi soldi proprio per questo genere di cuffie, anche per il fatto che ovviamente cuffie da 200 euro, certo, io le ho provate e vanno a suonare decisamente meglio. Ed infatti, per esempio, su queste a di sala K5 in realtà i bassi sono particolarmente forti e vanno a coprire le frequenze medie e alte, il che significa comunque che non sono perfette per riuscire ad ascoltare nel modo più opportuno la vostra musica, ma d'altro canto all'interno di un autobus particolarmente pieno oppure all'interno di un treno che pullula di gente, sebbene comunque questo sia un contesto attualmente non proprio realistico, ma comunque sul lungo periodo andremo nuovamente ad affollare questo genere di mezzi di trasporto, avrete un ascolto che, a mio avviso, non può comunque essere distinguibile in questi contesti particolarmente carichi di suoni esterni, il che significa comunque che
o vi dovete andare ad orientare su modelli con la cancellazione attiva del rumore, ma anche in quel caso comunque quest'ultima caratteristica potrebbe andare in modo anche abbastanza aggressivo ad incidere sulla durata della batteria e quindi anche in quel caso forse potrebbe non essere la soluzione migliore. Ed infine vi faccio vedere anche queste Nilkin Go, si chiamano Go perché sono per l'appunto piccoline, hanno anche il laccetto che viene ad essere incluso all'interno della confezione di vendita, sono in ear ma hanno un'anatomia differente dalle Adisala K5, sono piccoline, sono ergonomicamente perfette, infatti riescono a stare all'interno dell'orecchio in tutte quante le condizioni d'uso, hanno un Bluetooth di tipo 5.0, il microfono non è quello più indicato per riuscire ad effettuare delle chiamate, infatti è comunque sufficientemente lontano da non permettere un ascolto o meglio una trasmissione della propria voce al destinatario che sia di buona qualità. Ad ogni modo suonano molto meglio rispetto alle Adisala K5, queste invece le vado a consigliare all'interno di un contesto sportivo perché sono ben salde all'interno del vostro padiglione auricolare con un in-ear che mi ha davvero colpito. Cosa che invece non mi è piaciuta è il fatto che ci sia una ricarica, quindi un ingresso di tipo micro USB un pochetto più datato e il fatto che non si abbia a che fare con una chiusura o un'apertura che sia di questo genere qui, ma bensì magnetica, insomma, si poteva fare sotto questo punto di vista qualcosa di più impegnativo per l'azienda, magari una piccola cerniera per permettere per l'appunto di poterle utilizzare senza nessun tipo di problema, senza dover perdere necessariamente la parte superiore del coperchio. Ad ogni modo, queste sono le due cuffie principali di cui vi volevo parlare. D'altro canto, Nilkin, che viene da una tradizione di costruzione di cover, commercializza anche un altro genere di dispositivi che è questo qui, particolarmente bello perché è all'interno di un cilindro, il costo è di una 65ina di euro. Vi devo dire, queste sono molto più indicate per l'ascolto, soprattutto durante i momenti sportivi. Hanno un design indubbiamente più ricercato, ma ad ogni modo, comunque, con questi 65 euro ci stiamo già avvicinando ad una soglia all'estremo massimo di quegli 80 euro che io non vi consiglio di andare ad utilizzare. Voi cosa ne pensate? Quanto avete speso per le vostre cuffiette True Wireless, questo genere di accessorio che va tanto di moda attualmente? Ovviamente, dite la vostra, io vi lascio qua giù in descrizione anche tutti quanti i link per l'acquisto. Io sono Melvin e alla prossima. Ciao!